La nostra amica Calla si chiama anche Zan tedeschia. È una pianta che ha origini sudafricane. Non per questo, però, non si può coltivare anche nel nord Italia. Io abito in Lombardia e avete visto come sono belle le mie calle, eh? Bisogna concimare tutti gli anni con del letame, ovviamente non letame fresco, vendono in pellet nei garden, si distribuisce sul terreno, si cerca di sotterrarlo un pochino, ma anche no, e avrete delle fioriture bellissime come la mia, anche di più magari, perché poi dipende molto dalla posizione in cui mettete i fiori e dal tipo di terreno. Se il terreno è bello grasso, avete delle belle calle sviluppate come il mio. Grasso significa che è stato appunto concimato con il letame. Se invece è un terreno più povero, probabilmente resteranno un po' più piccole. La calla arriva anche a 1 metro d'altezza e le mie arrivano al mio gomito. Tanto per dare un po' un'idea della dimensione delle calle. La calla viene anche chiamata Zan tedeschia. Dunque, la calla è un fiore bellissimo, difatti il suo nome, che nel greco è kalos, significa bello. In effetti, dai, sono bellissime le calle, con i loro fiori bianchi. A proposito, il fiore della calla non è un fiore, ma è una foglia che praticamente si arrotola su se stessa e poi si apre. Si chiama spata. Allora, quelle che ho io in giardino sono bianche, però ci sono anche delle calle colorate che sono un po' più piccole, che hanno un altro periodo di fioritura, ma che però ancora non conosco perché questa varietà di calle io non ce l'ho. Con un pezzo di rizoma si può benissimo coltivare la calla dentro un vaso. L'unica cosa, ogni anno dovrete cambiarlo e metterne uno più grande perché il rizoma si sviluppa molto. Io stessa dentro all'aiuola ogni tanto faccio una riduzione dei rizomi proprio per contenerla negli spazi. Anche nel vaso ovviamente darà dei risultati bellissimi. Anche lì dovrete ricordarvi di bagnarla, di tenerla comunque in una posizione ombreggiata, anzi a maggior ragione perché è in un vaso. Potete anche tenerla all'esterno in inverno, però proteggendo il rizoma, mettendo magari una bella pacciamatura sopra in modo da non farlo gelare. Ecco, queste sono le calle che ho tolto questa mattina. Allora, come si tolgono? Tirandole praticamente si fa così. Vediamo un po' se trovo una calla residua. Ecco, si fa così, si prende proprio, si va sul fondo, sul fondo, sul fondo e si tira. Eccola qua, è uscita, anche questa è appassita e voilà, pronte per la piattaforma ecologica di calle. Comunque vedete che ce ne sono ancora tante, è perché più si eliminano quelle che diventano vecchie, che sfioriscono, e più le calle continuano a produrre. Ecco, questa è una di quelle che ho tolto perché sfiorite, stava già producendo i semi. Alle volte ce ne sono pochi, altre volte proprio ci sono i semi fino qui in alto. Sono anche decorativi da vedere. Magari, ecco, a fine fioritura se ne può lasciare qualcuna in modo che si sviluppino, e sono anche belli da vedere per quello. Però se lasciate la vostra aiuola di calle o il vostro vaso di calle con i fiori quando sono appassiti, ricordatevi che avrete meno fiori in ricrescita. Sono belle lunghe. Oggi abbiamo parlato delle calle, argomento nuovo. Grazie per essere stati sul mio canale. Se volete iscrivervi, ricordatevi che azionando la campanella lì sotto resterete aggiornati quando metterò dei nuovi video. Ciao a tutti, amici, grazie.